Sì, può servire sia personalmente ma soprattutto per il gruppo perché finalmente diciamo, andiamo incontro a una decisione di stabilità e con il direttore Martone e tutta la presidenza nuova diciamo, è sintomo di garanzia perché comunque conosco la persona e mi sono trovato bene per questi 3 anni trascorsi a Caserta. Le ultime prestazioni abbiamo iniziato benissimo, come hai detto, l'approccio è fondamentale, quello soprattutto di attaccare dal primo minuto cercando di mettere in difficoltà l'avversario. Proprio in questo caso la Sicula Leonzio veniva da un periodo difficile ed era importante partire subito per non lasciargli poi momenti positivi. Quindi avevamo iniziato bene, stavamo continuando su quella lunghezza d'onda e poi abbiamo, come hai detto tu, preso questo colpo del 2-0 su diciamo una disattenzione momentanea per l'infortunio, che è anche una cosa tattica, nel senso che è mancato un uomo e ci siamo mossi diversamente, abbiamo permesso loro il gol, però siamo stati comunque bravi a tenere il campo e a portare a casa i 3 punti. Molto onestamente, diciamo, la vecchia proprietà ci aveva sempre rassicurato che le cose sarebbero andate per il verso giusto ed alla fine così è stato, nel senso che c'era comunque serenità, forse inconsciamente a qualcuno comunque generalmente può pesare non avere una certezza vera e propria, ma per quanto riguarda il campo io credo che non abbiamo avuto diciamo come dire, delle difficoltà ad affrontare le partite per la situazione fuori dal campo, questo credo di no. Sulla situazione, diciamo, di campo con il mister, sì, mi sto trovando bene anche da quando abbiamo cambiato il modulo dal 3-5-2 al 3-4-3, anche perché mi trovo molto bene col mio compagno di reparto di Paolo Antonio. E, diciamo, partita dopo partita stiamo cercando di affinare i movimenti. Personalmente domenica sì, sentivo un po' la fatica, magari gravata dalle partite precedenti, però effettivamente si corre un po' di più con questo modulo anche perché hai molto più campo da coprire sia in fase offensiva che difensiva, però comunque dettato dalla partita e dall'avversario che affronti, anche soprattutto quando giochi contro un centrocampo a tre, è difficile muoverti sui 3 centrocampisti. Sì, ci servirà anche poi nel ritorno quando dovremo mettere un po' di benzina nelle gambe e affrontare un ritiro che per forza di cose non abbiamo potuto svolgere. Io credo che le cose non cambino, il modo di giocare è sempre quello anche dalle abilità del mister. Io credo che con Albadoro comunque dà delle garanzie, è un giocatore esperto e molto forte. Rimaniamo comunque con i piedi per terra perché sappiamo che è veramente un campionato che una giornata tipo portare nei playoff, la giornata dopo corna facendo, poi puoi stare di nuovo in posizioni calde. Quindi guardiamo sempre alle squadre che ci precedono, che ci stanno più giù di noi, perché comunque dobbiamo portare prima a casa la salvezza, poi tutto quello che verrà sarà guadagnato. Sinceramente ci speravo più che mi aspettavo, no? Perché comunque sapevamo che il valore della nostra squadra, e l'abbiamo sempre saputo, e questa è stata la nostra forza, che comunque non ci siamo mai abbattuti perché vedevamo che tra di noi c'era del potenziale. Quindi aver trovato 3 vittorie consecutive nel periodo forse più caldo della stagione, più difficile, è stata una cosa che ci ha dato ancora più morale e più forza.